Buongiorno amici, siamo ancora alle pillole video tratte dal mio libro Car Fishing Ambienti e Strategie. Ci siamo lasciati l'ultima volta in sospeso sulle aree di alimentazione, perché il discorso è ampio, è molto interessante e solo parlandone si aprono un sacco di porte e ogni porta ci indirizza verso un percorso di conoscenza decisamente interessante e utile, quindi ci sarebbe veramente da parlare per ore e ore. D'altronde il libro è corposo, è un libro pregno di informazioni, di input, proprio perché l'argomento è ricco e interessante. Ci siamo lasciati nello scorso video con la riflessione che sapere di cosa si alimentano i grossi pesci e sapere come questi alimenti, soprattutto quelli vitali, vivi, cioè quelli di origine animale, hanno dei loro comportamenti e delle loro abitudini, vada a influenzare la nostra azione di pesca, perché non ci vuole molto a capire che posizionare un inganno alimentare nei pressi delle aree di alimentazione intercetti il pesce in un momento già favorevole ad alimentarsi e quindi, come concetto, chiudiamo un cerchio virtuale e virtuoso molto molto importante per finalizzare la cattura. C'è un però che è molto importante. Se io pesco le carpe nei pressi di un'abbondante area di alimentazione naturale, non è così scontato che i pesci, soprattutto quelli più imponenti, si interessino alle mie esche. Questo per due motivi sostanzialmente. Il primo è che, vista l'abbondanza e vista l'abitudine ad alimentarsi di quel cibo, chi lo fa fare a un grosso vecchio esemplare che ha vissuto la sua intera vita guardingo e sospettoso nei confronti delle cose che non collimano con le sue abitudini, perché mai questo grosso pesce dovrebbe cambiare e avventarsi sulla nostra boilie, sulla nostra pastura? Questo è il primo punto. E il secondo punto è che devo capire quali dinamiche potrebbero mai portare questo grosso pesce a cadere sul mio inganno in un'area fortemente, diciamo, appetita e appetibile a causa dei microsegnali presenti, di origine chimica ovviamente, legati al suo cibo più appetito e ricercato, che siano gamberi, chioccioline, molluschetti e via discorrendo. Perché mai? Allora, l'approccio su un'area alimentare è un approccio molto strategico e lo posso impostare in due modi. Il primo, totalmente ingannevole, facendo leva sulla curiosità che caratterizza questi animali. Quindi io, su un giacimento naturale di alimento, pesco con una piccola pop-up bianca che svetta leggermente dal cibo naturale, creando una microzona di interesse che favorisce magari l'interesse di chi? Dei gamberi, per esempio. Cioè io ho la mia popappina che svetta e riesce a rimanere in pesca attiva, perché è difficile per il gambero andare a rompere le palle, soprattutto se il terminale è un terminale pop-up rigido, che non si fa ingarbugliare, che non si fa mettere fuori gioco dalle chele del simpatico animaletto, anche perché la popappina potrebbe essere anche di quelle sintetiche al punto di sembrare plastiche, ok? Quindi indistruttibile virtualmente. E sotto di essa, grazie allo stimolo della famosa bombetta, o per noi vecchi, di uno stick mix fatto con sostanze attrattive di origine amminoacidico, che sono estremamente stimolanti anche per il crostaceo. Quindi io mi troverei questo casino di crostacei, tutti eccitati a livello alimentare dallo stimolo del mio stick, che quindi, in quanto eccitati a livello alimentare, emettono un insieme di microvibrazioni percepite dalla linea laterale del grosso pesce. In questi movimenti di chele, di zampette, vengono percepite in maniera molto chiara e precisa dal grosso pesce, così come in termini chimico, sai, questi animali che
pasteggiano coi rimasugli del mio stick mix e emettono quindi le loro fragranti deiezioni, la cacca e la pipì per intenderci, che sono segnali della loro presenza inequivocabili e avvertibili in piccole parti per milione, quindi quantitativi infinitesimali dai grossi pesci che cercano proprio quei segnali. Ecco che quindi il mio grosso pesce mi arriva lì e come per magia si trova sto casino di cibo, no? E mettiamo anche che inizi a spirare a caso, così come che punti sta pallina bianca istintivamente vedendola come un qualcosa di curioso e quindi portandola a sorgere a fior di labbra per capire effettivamente in termini chimici di cosa si tratta, ecco che babam, bingo, fatto, se il terminale funziona bene noi abbiamo catturato questa grossa carne. Quindi fattore curiosità, una pesca da fighi secondo me, perché qua proprio l'inganno è 100% inganno, quindi ti ho proprio fottuta. Statisticamente funziona, diciamo che non è la maniera che mi garantisce più risultati in senso assoluto. E allora come approccio? Prima di dirvi come approccio, vi dico come non approccio. Su un letto di alimentazione naturale di cozze, molluschi di varia natura, gamberi, corbole, eccetera, non approccio coi bidoni di mais. Manco morto, perché quell'approccio è veramente inutile. Butto cibo su cibo, fra l'altro cibo che è indifferente in termini di interesse primario per le grosse carpe. Indifferente, una cazzata. Okay? E anzi, rendo fortemente sospetta un'area che invece è di sua natura la sala da pranzo delle carpe. Quindi proprio mi sono dato una martellata sui piedi. Magari tiro su quattro carpotte, tiro su un brancotto di carpolotte. Benissimo, 20 partenze in una notte, 6 kg la più grossa, giravano pesci da 30 kg che si alimentavano lì e io li ho mandati a fare in culo. Bingo? Boh, decidete voi, ognuno pesca per obiettivi e finalità sue personali. Questo non si fa secondo me, così come non si arriva con boili da supermarket scaricando giù vagonate. Qui si deve pescare con stimoli simili a quelli naturali che non abbiano niente di sospetto ed ingannevole, ma che enfatizzino piuttosto questo tipo di ricerca. Quindi, per chi mi segue, stiamo parlando del concetto total bait, un'esca iperidratata ricca di segnali esclusivamente organici e naturali che mimano, replicano oppure ripostano effettivamente quello che il pesce sta cercando in termini chimici per individuare il suo cibo. Un'esca come una total krill calata nelle aree di alimentazione dei gamberi crea due cose interessanti. Il gambero va in frenesia e ci va certamente perché l'esca è da un punto di vista amminoacidico una bomba atomica, e le carpe ci arrivano di conseguenza e trovano stimoli aspirabili che non sono sospetti, sono in sinergia, in sintonia con quello che stanno cercando. Quindi l'inganno qui è sottilissimo, impalpabile, e la statistica delle grosse catture aumenta in maniera sostanziale. Grossi letti di pastura? No. Calate mirate, fatte di esche quindi che hanno il preciso stimolo, che garantiscano anche di resistere alla presenza del gambero, che qui non è deleteria, è consigliabile, cioè se ci sono i gamberi arriveranno anche le grosse carpe. Certo è che l'esca deve essere un innesco che è stato indurito, un innesco di buone dimensioni, un innesco di buona durezza e con la calza invece che con la pellicola termoretraibile, che insomma con gli espedienti del caso, vedete voi, ma qui siamo veramente in sintonia con l'approccio. E di conseguenza, total krill sul gambero, sul crostaceo, sulla corbola in genere, total GLM sul mollusco, sulla chiocciolina e via discorrendo. Questo è l'approccio più sensato per la pesca nelle aree di alimentazione. Poche esche, stimolo chimico preciso, specifico e ovviamente
attesa. E al prossimo video.